Lo abbiamo ripetuto più volte, Cersaie di quest'anno è la fiera dei grandi, grandissimi formati, cioè delle lastre, e dal punto di vista estetico queste lastre si affidano alla stampa digitale. La G5 che abbiamo presentato qualche mese fa, quest'inverno, è in grado di soddisfare questo tipo di superfici? Ah, sicuramente, alle mie spalle c'è la mamma, c'è la G5 XXL, quindi grande formato, 2000, quasi 2000 fronte di stampa, già in produzione nei più grandi gruppi sassolesi e mondiali. È una bella soddisfazione perché è una macchina importante e complicata. Ha un concetto fondamentale, il fatto di avere la completa indipendenza delle barre colore. Questa macchina alle mie spalle è configurata con 9 barre di stampa, dove 6-7 dedicate all'applicazione di inchiostri e 2-3 o 4 barre dedicate all'applicazione di materie, di smalti o di coperture trasparenti finali. Le barre non vengono utilizzate tutte in contemporanea o quasi tutte, ma alcune. Quindi quando la barra non viene utilizzata, in questo caso si eleva e va in autoprotezione, preservando le barre che in quel progetto non vengono utilizzate. Una grande lastra è fatta da grafiche grandi. Una grafica grande vuol dire giga e giga e gigabyte di dati da dover gestire. Ma sono numeri. Il complicato è anche lo studio grafico che c'è a monte, perché sviluppare un'intera lastra si possono avvertire difettologie e quindi si complica lo studio di una grafica di una grande lastra. Per la macchina è complicato solo perché è grande. Abbiamo studiato per questa macchina un'app che ci dà la possibilità in maniera remota di visualizzare l'andamento della macchina in live, quindi vede e guarda istante per istante cosa sta facendo la macchina, che progetto sta stampando, quanti metri ha stampato, quanto inchiostro ha consumato, per quale motivo si è fermata, quali sono i tempi e le cause del fermo macchina, se dipende dalla macchina o da... Ecco, una serie di informazioni che ci avvicinano sempre di più al mondo iPhone, al mondo tablet, al mondo smartphone. Cosa sta lavorando Progetta in questo momento? Nel laboratorio tecnologico di Fiorano che cosa c'è? Cosa avete nel cassetto? Vabbè, quello che si può dire, abbiamo presentato un progetto di una macchina dei piatti, la vedete alla mia sinistra, decora su piatti, credo che sia la prima macchina al mondo a decorare in circolare seguendo il profilo fisico di un piatto, da un diametro minimo di 110 mm fino a 400, un piatto portata. L'evoluzione sarà di decorare su piatti ovali, tondi, quadrati, avendo già la possibilità di avere assi interpolati. Altri progetti in cantiere sono evoluzioni, nuove piattaforme di testine, sviluppando quelle che abbiamo. Sia System che SACMI si sono avvicinati all'utilizzo di test Seiko, noi continuiamo l'utilizzo di test XR, Seiko, Toshiba e quelle che verranno. Per questo però c'è bisogno di una continua elaborazione per cercare di rendere sempre più efficienti e sempre più performanti per il nostro settore. Si può andare oltre? Si può andare verso altri settori? Sicuramente, ci stiamo provando, quindi vetro cavo piuttosto che vetro piano. Stiamo provando, abbiamo già diverse installazioni produttive per il fuori settore, magari parleremo nelle sedi adeguate.